Ben ritrovati amici di Diffusion e di DTV, ultima puntata di questa 16ª settimana insieme. Ultima puntata e come ogni venerdì andiamo alla scoperta di tecnologie particolari. In questo caso assieme a Giuseppe e Valentino andiamo a scoprire tutti i segreti di un impianto satellitare con cavo ottico e poi ancora dei segreti di un videocitofono wireless e di un motore alternativo per minibike. Siete curiosi? Io sì, forza! Oh, allora, puntata curiosissima di iLife, amici telespettatori, perché assieme al mio amico Giuseppe Valentino, lo vedete in mezzo inquadrato, eccolo qua, e a Cornel. Ciao Cornel, parli oggi? Sì, oggi sì. Hai diritto di parola, sì, certo. Giocatelo bene, perché altrimenti te lo togliamo, no, non è vero. Allora, di cosa parliamo? Parliamo di come si realizza un impianto satellitare ottico. Se me l'avessero scritto in arabo, io avrei capito la stessa identica cosa. Quindi? Grande, Deborah, ciao a tutti. Questa è una dimostrazione di un impianto satellitare tramite la fibra ottica. Mm. Fino a ieri i tecnici hanno realizzato, anche noi abbiamo realizzato, impianti satellitari per trasportare il segnale satellitare all'interno delle abitazioni, che siano singole, che sia condominio, sempre tramite il classico cavo coassiale, che è questo tipo di cavo. Gli esperti lo sanno, questo è un cavo coassiale, il classico cavo TV, come si vuol dire. Aspetta, fammi vedere. Vedi? Questo è un cavo coassiale. Si può usare anche come collanina. Molto. Vedi, le donne hanno una fantasia. Ragazzi, ho creato un nuovo business, una nuova moda. Una fantasia enorme, benissimo. Poi anche la fibra ottica, vedrai che... Anche quella come collanina può andare. Molto bella, perfetto. Può andare. Per cui questo è l'impianto standard, quello convenzionale, classico. Dove nasce il problema? Fino a ieri non è che questo lo mandiamo in pensione, no. Anche perché non ci sono i soldi per le pensioni, quindi stiamo calmi qua a pensionare. Ottima osservazione, ottima osservazione. Facciamolo lavorare finché possiamo lavorare. Naturalmente anche questi tipi di attacchi, vedi, questi sono tutti accessori che servono per realizzare un impianto satellitare. Questo si chiama connettore. Se i nostri amici a casa ci seguono attentamente, abbiamo già fatto delle trasmissioni con questo tipo di aggeggino. Questo bagigio si chiama connettore. Connettore IF, Imola Firenze, IF. Ok, connettore IF. È interessante chiamare una piccola trasmissione. Noi abbiamo fatto una volta un connettore IF con lo spinotto per andare dietro la TV, lo spinotto normale, per cui abbiamo fatto una patch, come si vuol dire. Ah, sì, sì, sì. Che cos'è questo? È il classico cavo satellitare con tutti i suoi aggeggini. Questo si chiama... No, questo non è il cavo satellitare. Questo è il cavo satellitare, è il segnale satellitare, cavo coassiale. Il cavo coassiale. Dove all'interno passa il segnale satellitare. Usami sempre le stesse parole, perché altrimenti vado subito in crisi e come me anche la signora Ughetta, che viene da Roncalceci, dove abito io, fa, ha delle difficoltà. Quindi, cavo coassiale per impianti satellitari, ma anche per impianti digitale terrestre, come in questo momento i nostri amici ci stanno guardando. Per cui, questi sono accessori. Perché io ti faccio vedere questi accessori? Perché se noi trasferiamo la tecnologia tradizionale, coassiale, in tecnologia ottica, troviamo gli stessi identici oggetti, cioè il giunto, cioè il connettore, che in questo caso sono questi, vedi? Adesso, questo qui è il giunto ottico per connettere due fibre. Immaginiamo che la lunghezza di distribuzione è 10 metri. Naturalmente devi aggiuntarlo, collegarlo. Aggiuntare significa prendi due pezzi e uniscili con un giunto. Fai un accrocchio. Bellissima espressione, facciamo un accrocchio. Un accrocchio. Il professionista non fa un accrocchio però, eh? Va bene, il professionista fa qualcosa di professionale, io faccio l'accrocchio. Giunto. Per cui non è che i nostri amici che si avvicinano, anche gli addetti ai lavori che si avvicinano per la prima volta al sistema satellitare, distribuzione satellitare in cavo ottico, dice oddio, e come faccio a giuntarlo? Non ci arriva. No. Anche se noi utilizziamo, per dire, calcoliamo una discesa di... È cascata la collana! 10 metri, poi in realtà ce ne vogliono 15, non preoccupatevi, perché all'interno del connettore, vedi, questi sono già dei connettori, Cornel, apri così. Ecco, Cornel, apri.
così puoi dire qualcosa, eh? Sì. Apri? Apre. In questo caso, ecco, quello lì è il connettore ottico. Naturalmente noi dobbiamo andarlo ad unirlo con un altro tipo di testa. In questo caso vedi che noi abbiamo due tipi di teste, se la regia riesce a inquadrare questo tipo di connettore. Eccolo qua. Allora abbiamo una testina piccola e una testina grande in un certo senso. Io lo so che a casa avete fatto la battuta, state buoni. Andiamo avanti. Ok. In questo caso, naturalmente, succede? Se noi vogliamo unire queste due teste, in che modo? Utilizziamo questo connettore. Se vogliamo fare l'accrocchio tra le due teste, facciamo il giunto. In realtà, se siamo dei professionisti, usiamo questo giabanino qui. Questo invece è quello che si usa con il... l'altro giabano per la collanina. Che è la collanina del cavo coassiale, che è molto bellissimo e interessante. Guarda, se tu vuoi fare la collanina, la attacchi così. Guarda, apriamo la parentesi bijou, eh? In questo caso tiri via questo. Ecco. Dal dietro unisci questo, in questo caso, guarda. E hai fatto la tua collanina. Perfetto, adesso me la faccio proprio. Intanto che voi andate avanti, io per cui, faccio la collanina. Cosa significa? Questo qui è un tipo di connettore coassiale, al di no è un sistema satellitare, questo qui è ottico, un connettore ottico. Questo si chiama bretella ottica, questo qui è una bretella ottica. Bretella significa un cavo ottico, una classica bretella con un tipo di connettore diverso. Perché questi connettori in testa sono diversi? Perché devono essere innestati a questo tipo di aggeggio, che questo qui si chiama convertitore. Convertitore. Naturalmente non abbiamo noi la tecnologia televisiva, un TV che può ricevere direttamente il cavo ottico, o anche i decoder che non possono ricevere il cavo ottico. Per adesso la distribuzione viene fatta... Ho delle difficoltà, ma vai avanti. Veramente, stanno non ridendo tutti, no, qui. No, mi inchino alla fantasia delle donne, veramente. Ecco. Una cosa, io non ci avrei mai pensato ad una situazione io del genere. Io devo aver rotto tutto, avrò fatto milioni no, di danni. No, assolutamente non hai rotto nulla, perché qui non si rompe assolutamente nulla. Se però la cosa è veramente interessante, se mia moglie a casa mi vede... È una cosa. Signora moglie di Giuseppe Valentino, suo marito deve far questo per campare, cioè farmi la collanina. Eccola qui. Ecco qua. Eccola la collanina. Guardate qua. Magari se uno stilista che in questo momento ci sta guardando, come si dice, è nostra proprietà. Sì, sì, nostra... no, cioè ci paga i diritti, o è biondo, non scherziamo. Andiamo pure avanti intanto, che per io cui... ho lanciato una nuova moda. Naturalmente, la distribuzione di un impianto satellitare eseguito in cavo normale con la tua collanina ha bisogno di tutta una serie di spazi, perché la differenza che c'è tra il cavo satellitare e il cavo ottico, vedete, è notevole, più sottile. Se vuoi renderti elegante, questo è un po' più sottilino, vedi? Quello facciamo i due giri. Questo facciamo due giri. Allora cosa significa? Che se vogliamo realizzare un impianto satellitare in cavo coassiale, c'è bisogno di uno spazio molto grande. Per cui noi non sappiamo se all'interno del tuo appartamento c'è abbastanza spazio da far passare tanti cavi satellitari, perché messi assieme rappresentano un certo spessore. Mentre il cavo ottico è sufficiente inserirne uno solo. E questo necessita di una piccola spiegazione. Faccio un esempio, mi avvicino un attimo alla nostra lavagna. Prendiamo la lavagna e la usiamo. Cosa vuol dire? Se noi prendiamo, per dire, un palazzo, no? In questo caso, e rappresentiamo i vari piani, e all'interno del tetto, sopra il tetto, c'è la nostra parabola, gli addetti ai lavori sanno che per la distribuzione qui c'è un appartamento, naturalmente è un tipo di appartamento, ecco, questi sono, non so, piano primo, piano secondo e piano terzo. Cosa vuol dire? Che gli addetti ai lavori sanno che se devono distribuire all'interno di un palazzo l'impianto satellitare, ci vogliono quattro cavi, questi sono quattro cavi, quattro delle tue collanine. Quattro delle tue collanine messe assieme creano un certo spessore e non è detto che all'interno della distribuzione esistente ci può passare. Allora io vengo a casa e tu dico, guarda, non si passa, bisogna rompere tutto, spaccare il condominio, tutto. Spaccare tutto. Allora, Giuseppe... Prima di spaccare tutto, perché poi in realtà non spaccheremo niente, andiamo a vedere la nostra prima rubrica. Che
Cari amici, ben ritrovati. Oggi parleremo di un prodotto, anche questo, un prodotto veramente eccezionale, un prodotto innovativo. Parleremo di un videocitofono. Naturalmente nulla di particolare, videocitofoni ci sono normalmente, ormai sono entrati nelle nostre abitazioni comunemente, prima si era parlato di un citofono, poi si siamo passati ai videocitofoni, ma dov'è la particolarità di questo oggetto? Se ci avete seguiti, che sicuramente sì, la volta scorsa avevamo aperto una rubrica, abbiamo parlato di un citofono wireless senza fili, con tutte le eccezionali caratteristiche e peculiarità tecniche che aveva quel tipo di citofono. Questo video citofono è anche questo, è wireless, un design innovativo, sottilissimo nel suo insieme, ed è un video a colori. Fra un po' lo metteremo in funzione, faremo una simulazione. Anche questo video citofono ha una distanza utile di 150 metri, sottile nel suo insieme, molto sottile. Naturalmente in questo caso, ecco, io l'ho appoggiato su questa struttura, è appoggiato per terra per dare la dimostrazione che lo si può portare in qualsiasi angolo della casa, in qualsiasi luogo della casa. Ma non è solo da appoggiare, si può anche fissare al muro con due tasselli e lo si fissa al muro, direttamente al muro. Questi sono due gangini, due supporti, in questo caso, che si svitano, in questo caso, per dire, io lo voglio tenere fisso, svito i due supporti da tavolo, qui ci sono degli agganci, due tasselli, e questo citofono si aggancia come uno specchio, come un quadro, e rimane lì attaccato. Oppure, molto elegantemente, io vi consiglierei di non stare ad attaccarlo al muro. Perché? Perché quando vi suonano dalla porta d'ingresso e voi dovete rispondere, dovete sempre tornare verso la porta d'ingresso. Io intendo la porta d'ingresso non quella del pianerottolo, ma quella del condominio o quella fuori strada o chi abita in campagna in un angolo, in una situazione molto lunga, che ci vogliono quei 30-40 metri prima di arrivare al cancellino. In questo caso è un oggetto valido e io vi consiglierei di tenerlo, poi questione soggettiva, di tenerlo appoggiato su un tavolo o su uno scrittoio da qualche parte, in modo tale che è comodo l'utilizzo. In questo caso, come abbiamo detto, è senza fili, è wireless, è importantissimo perché non importa rompere. Anche in un condominio spesso uno dice: ma i citofoni sono obsoleti, sono superati, i classici citofoni a cornetta che noi troviamo davanti alla porta d'ingresso del pianerottolo. Bene, con questo non c'è la preoccupazione di rotture muri, se passano i fili, non passano i fili. È senza fili, questo non ha bisogno di fili. Per quanto riguarda la sua frequenza è 2,5 GHz, per cui è fuori da tutte le frequenze denominate dalle leggi, è fuori da ogni frequenza. Se noi pensiamo alle classiche cuffie per ascoltare la TV di sera senza disturbare nessuno, più o meno viaggiano sulla stessa frequenza, per cui rientra nella norma. In questo caso noi possiamo provare una simulazione, abbiamo la nostra assistente Amelia, io ho un brutto difetto, non mi ricordo i nomi, la nostra assistente Amelia, è vero. Amelia, sì. Diamo una dimostrazione ai nostri amici a casa che l'impianto funziona. In questo caso prova a suonare il campanello. Ecco la chiamata. Arriva la chiamata, in questo caso si illumina. Ecco, vedete, è a colori. Noi guardiamo la nostra amica Amelia. In questo tasto, questa tastiera, abbiamo abbiamo il tasto del tiro e il tasto del parlato. Io voglio comunicare, spingo il tasto, è un viva voce. Viva voce significa che io non ho necessità di prendere la cornetta. Se state attentamente ascoltando, io parlo molto piano perché la mia voce si riflette nell'unità esterna verso Amelia. Ciao Amelia, come stai? Bene, grazie.
Benissimo, grazie per essere venuta, ti do il tiro. In questo caso noi cosa facciamo? Diamo il tiro, abbiamo dato il tiro del cancellino e chiudiamo la nostra chiamata con questo pulsantino. Questo di una semplicità estrema, l'installazione è semplice. Spero che il prodotto sia di vostro gradimento e grazie e alla prossima sulle nuove tecnologie. Dopo aver lanciato il business delle nuove collanine fatte con il cavo coassiale, torniamo a parlare della nostra distribuzione. Ecco, vedete che ho dei problemi. Non dobbiamo spaccare niente. Non si rompe nulla perché la nuova tecnologia a fibra ottica ci viene incontro. Al posto dei quattro cavi che vanno all'interno della struttura del condominio, che può essere in due fasi, o distribuita all'interno delle scale, cioè del pianerottolo, ma molto spesso viene distribuita in cascata, detta in cascata, e passa all'interno degli appartamenti, dove il tubo è molto più sottile. Il cavo coassiale, il cavo satellitare, ci viene incontro. Un cavo coassiale, ottico. Un cavo ottico rappresenta quattro dei cavi coassiali, per cui non si rompe niente. Nulla. E allora adesso andiamo da Cornell, perché qua ci sono dei giabanini che io non ho capito cosa sono e adesso Cornell mi spiega cosa sono. Ok, la differenza tra un impianto a fibra ottica è quello classico, tradizionale. Cioè l'impianto tradizionale sul quel cavo coassiale viaggia un segnale elettrico, diciamo dal tetto, dalla parabola fino all'ultimo appartamento possono essere delle perdite. Invece a un impianto a fibra ottica no, perché c'è un segnale proprio ottico. Per quello cui sappiamo che dal LNB il livello di segnale arriva proprio al decoder. Nell'un palazzo si montano dei derivatori e dei partitori. Qui sono dei cappucci, perché dato che c'è un impianto ottico che passa della luce, sì, questi cappucci proteggono da polvere, da un sporco che può danneggiare. Sì, certo. Sì. E in questi cappuccetti cosa ci mettiamo? Questi qui? Sì, sono la colonna che arriva dal LNB, il segnale. Per esempio qui c'è un'attenuazione. Però noi diciamo ai nostri amici la differenza che c'è tra questo tipo di giochino e quest'altro giochino. Come l'hai chiamato? Mi è piaciuta la tua parola? Giabanini, bellissimo. Un gergo per me nuovo. Tecnico. È la nuova, sono le nuove frontiere della tecnica. Un giabanino. Allora, questo giabanino denominato e coniato dalla nostra amica Debora è il classico Cornell LNB. Tradizionale. Coassiale. Per cui l'uscita, questa è l'LNB a doppia uscita, che in cavo coassiale. Sì, perché ogni decoder serve il suo LNB. Esatto. Invece da questo si possono montare anche 100 decoder. Facciamo vedere la differenza. Possiamo portare il segnale. Questa è la differenza che c'è tra il cavo, questo è un LNB ottico e questo è un LNB normale standard col cavo coassiale. Naturalmente ogni decoder ha bisogno, Cornell, di un proprio cavo. Sì. Per cui un appartamento, un palazzo di 10 unità immobiliari necessitano 10 minimo 10 cavi. Minimo. In un cavo, in un impianto a fibra ottica, uno. Un cavo solo. Meraviglia, prodigio. Naturalmente non è che è un miracolo della tecnologia. Però, dato che i dispositivi, che può essere i televisori o anche i decoder, non ricevono, non sono in grado di ricevere l'ottica perché è una luce, è luce, ci vuole un piccolo convertitore. Cos'è questo convertitore, Cornell? Facciamo vedere ai nostri amici a casa. Il giabano giallo. Ecco il giabanino giallo, coniato dalla nostra amica Debora. Questo è il convertitore. Il cavo ottico entra qui sopra. E qui abbiamo delle uscite per
più ricevitori, più decoder. Ok. Ecco, sono quattro uscite, come vedete. Queste quattro uscite, ogni uscita è un utilizzatore, cioè è un decoder. Un decoder. Quattro uscite, quattro decoder. E allora, adesso andiamo un attimo in pausa, ma quando torniamo vedremo, oltre alla meraviglia sempre la stessa della mia collanina, come funziona, insomma, vedremo attivo tutto quello di cui abbiamo parlato. Voglio ringraziare Cornel, perché primo, Cornel, tu non sei italiano, sei? Sì, no, sono italiano. Di dove sei? Sono da Romania. Insomma, perdonate, perché parli benissimo l'italiano, è anche, insomma, è una persona di poche parole ma di molta pratica, per oggi ha vinto la sua timidezza, quindi lo voglio davvero ringraziare. E allora non andate via, noi vi aspettiamo qui, io, Giuseppe Cornel.